Buongiorno mister, io glielo chiedo se lo sarebbe mai immaginato di vedere la sua squadra in questa posizione dopo il girone d'andata. Tra l'altro era iniziata la stagione con una sconfitta per 6-1 contro il Vicenza, adesso il Vicenza è sotto di voi, quindi io la faccio la domanda se lo sarebbe mai immaginato. No, credo che non se lo sarebbe immaginato nessuno, forse poi l'unica persona che ha sempre avuto grandissima stima e fiducia è il direttore sportivo Butturi, che dall'inizio ci ha sempre creduto che quando le difficoltà venivano, e io per primo magari avevo delle preoccupazioni, no, sul mio lavoro, sulla qualità complessiva della Rosa, che comunque è una squadra giovanissima, una squadra molto inesperta, a partire dall'allenatore, il direttore ha sempre dato dritto, ci ha sempre dato massima fiducia e credo che se lo meriti per il lavoro che sta facendo. Non solo nella costruzione della rosa, che per quanto fa lui è limitativo, ma perché per noi è un punto di riferimento incredibile nel quotidiano e penso sia uno degli elementi, anzi forse l'elemento più determinante di questa classifica, credo sia proprio il direttore. E appunto lei ha rimarcato la sua giovane età, quanto la sta facendo crescere questa esperienza alla Pro Sesto? Ma è chiaro che intanto io credo che si cresca molto più nelle sconfitte che nelle vittorie, quindi ultimamente cresco poco, mi dispiace, però no, non è vero. Però credo che si migliori molto nelle difficoltà e nelle difficoltà iniziali credo di essere migliorato molto. È chiaro che fa piacere la situazione di classifica di oggi, è bello essere campione d'inverno con una squadra giovanissima, però ripeto, le difficoltà sono dietro l'angolo e lì vedremo di che pasta siamo fatti, perché poi è lì che vediamo se abbiamo maturità tale, se io come allenatore e noi come squadra abbiamo raggiunto la maturità di non farci abbattere da una sconfitta, ma di andare avanti e lavorare con la testa giusta. Grazie. Grazie.